Ciao bellezze! Allora, Snapchat. Lo so, allora, c'è chi non ne può più risentirne parlare, chi l'ha scaricato non ci capisce una cippa, c'è chi è cioè, proprio indifferente, dice che cacchio me ne frega di Snapchat. Calcolate che in America va tantissimo, da tantissimo tempo. Io ne sentivo sempre parlare, però l'ho sempre snobbato perché ho sempre detto, vabbè, ancora un social, che balle, cioè, insomma, ne abbiamo già abbastanza, perché un altro social? A cosa serve? Dopo tutto ci abbiamo YouTube per i video, Facebook per le cose scritte, le fotografie, Instagram, idem, fotografia. Quindi continuavo a dire, vabbè, ma perché Snapchat? Poi nell'ultimo periodo tutti quanti mi chiedevano, ma ce l'hai, ma non ce l'hai. Io mi ero registrata, ma non l'avevo mai aperto, avevo solo preso il nome, perché non volevo me lo rubassero, come era successo su Instagram all'epoca, che non c'era più. E quindi ce l'avevo lì, ma era proprio così. Allora, un paio di settimane fa, tipo un mesetto fa, me lo sono scaricata. E vi giuro, mi sono sentita una vecchiarda. Mi sono sentita una vecchiarda perché non ci capivo niente. E cercando un pochino online vedevo proprio che dicevano: questo social è soltanto per i giovani lo capiscono, è stata fatta apposta così, in modo che appunto le persone non più diciottenni non lo capissero. Effettivamente era, cioè, non è per niente intuitivo, quindi non è che tu lo apri un po' come Instagram e capisci subito: ok, qua si posta la foto, qua vedo le foto degli altri. Tu lo apri e non ci capisci niente, non vedi nessuno. Ci sei tu lì. C'è questo fantasmino e dice: che cacchio ci faccio adesso? Quindi potete immaginare, i primi giorni sono stati proprio. I primi giorni sono stati da panico, praticamente. E non lo volevo usare, quindi praticamente ho detto: bon, basta, chi se ne frega, io non ci sono capa non sono capace, non lo so usare, lasciamolo lì, è inutile che mi metto se non riesco. Claudio, stessa cosa. Claudio, tu sai come si usa? Zero, neanche lui. Finché finalmente è venuto il nostro amico Claudio di viaggio a New York a trovarci. Lui è un po' più giovane di me e quindi mi fa: guarda, ti faccio vedere come si fa, è facilissimo. Una volta che impari è una cavolata. E è vero, cioè bastano veramente due robe da capire, è veramente facilissimo e è diventato nel giro di un mese praticamente il mio social preferito. Lo adoro, lo adoro. Perché lo adoro? Adesso lo capirete. Secondo me, finché uno non lo prova, non capisce perché è così bello. Però è un diario quotidiano, ogni 24 ore si cancellano le storie che registriamo. I video sono tutti piccoli spezzoni, non durano più di 15 secondi, mi sembra, quindi non è che puoi star lì a parlare, a fare un monologo tipo adesso. E sembra quasi di raccontare un pezzettino della propria vita, che non deve essere la sfilata, la roba, è proprio cose quotidiane. Cioè, io la mattina mi sveglio, la prima cosa che faccio un piccolo snap mentre ci sono i gatti super sopra che mi leccano, mi baciano, cercano il cibo. La sera una buonanotte, di giorno se ho un piccolo problema, se faccio una cosa. È proprio un modo molto normale di condividere una parte della propria giornata. E quindi non bisogna stare a fare editing, avere le luci fighe. Poi c'è chi lo usa diversamente, c'è da dire anche questo. Ci sono tanti tipi di personalità su Snapchat. Se lo aprite, scaricate un po' e iniziate a guardare un po' di snap di alcune persone, lo capirete. Ci sono le fighe di legno che non parlano, che stanno tutto il tempo lì con la bocca a fare tipo le pose, a fare far vedere le tette. Insomma, ci sono veramente tanti tipi di persone. Ci sono quelle che appunto come me raccontano soltanto spontaneamente un piccolo aneddoto della giornata. A me piacciono quelle così, cioè non mi piacciono, cioè, veramente, dopo un po' non li apro neanche più di quelli tipo troppo posati, perché non è il senso secondo me di questa applicazione, che è un'applicazione che nasce in realtà come un'applicazione un po' porno, un po' porno, 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 perché inizialmente praticamente cosa succedeva? Quando una persona ti manda un video su questa applicazione, tu lo vedi in quei secondi che dura e poi si cancellava. Adesso non è più così, non è che si cancella, lo puoi riguardare. Però una volta non si poteva riguardare. In più, se tu, ad esempio, una persona ti manda una foto e tu fai lo screenshot, quindi fotografi col cellulare la foto, la persona lo sa. Quindi se uno che vi piace vi manda la foto e voi fate tac, screenshot, lo viene a sapere che l'avete fatto lo screenshot. E quindi per questo nasceva un po' come un'applicazione appunto da
per mandare le foto erotiche, così che non se le salvavano, non potevano rivedere il video. A parte questo, vogliamo vedere insieme come funziona, così vi faccio vedere perché è veramente, veramente, veramente facile. Ok, eccomi qua. Allora, questo è il mio telefono, come potete vedere, è un po' sporco in questo momento, mi sono dimenticata di pulire la parte esterna dello schermo e è un iPhone 6, in realtà è molto grosso semplicemente perché c'ha questa mega protezione. E quindi quando cade non si rompe. Io ho il terrore, ho visto talmente tanti telefoni rotti, siccome comunque lo uso per lavoro, ci sto attenta, non cambio mai la cover. Quindi se mi chiedete, certe volte mi chiedete, fai un video delle tue cover. Eccolo, questo è il video della mia cover, quindi abbiamo due video in uno. Ok, eccomi qua. Questo è Snapchat. Lo apriamo. Allora, vabbè, la prima cosa che vediamo è... Ciao! Ci siamo noi. In realtà è la telecamera. Quando voi l'aprite, la prima cosa dovete, mi sembra, installarlo. E potete scegliere, ad esempio, come fare questo simbolo, queste faccette che ci sono all'interno. Questo in realtà è un QR code. Vedete tutti questi puntini che ci sono all'esterno del fantasmino? Praticamente, se ad esempio una persona fa una foto con Snapchat, qui riesce subito a trovarvi, perché è come quando trovate tutti quei pallini, quelle cose nelle confezioni di cereali e di altra roba. Potete guardare online, grazie a quella fotografia lì, il video che è associato a quel prodotto. Stessa cosa qui. Quindi questo qua è importante. Per fare questo qui all'interno, basta che voi ovviamente facciate tipo ready, set, go. Fa 1, 2, 3, 4, 5. Quindi praticamente voi girate, fate un paio di facce, quattro facce esattamente, e vi viene fuori questa cosa qui, che resta questa, nel senso che voi non la potete salvare, ogni volta che la rifate cambia e diventa diversa. Quando siamo qui dobbiamo prima cosa aggiungere qualcuno, altrimenti non vediamo niente. Non è come Instagram o come altri social dove vi suggeriscono, riuscite a trovare facilmente. Prendete, se voi andate, calcolate che di solito vedete solo questa roba qui. Questi qui sono quelli che ho già aggiunto. Quindi è come se questi qua non ci fossero e vedete soltanto queste robe qua sponsorizzate e dite che cacchio me ne frega di guardare IGN, MTV, non lo so. E dite cacchio, io voglio vedere le persone che conosco, non voglio vedere soltanto roba sponsorizzata. E quindi praticamente la prima cosa dovete appunto andare ad aggiungere amici. Per aggiungerli purtroppo dovete sapere esattamente chi volete aggiungere, come si chiamano o avere il loro fantasmino, perché altrimenti non potete aggiungere nessuno. E di solito per saperlo dovete andare a cercare, ad esempio molti lo scrivono sul proprio profilo Instagram, altre persone magari se sono vostri amici ve lo dicono, però dovete trovarli perché non sono facili se no da trovare. Se voi scrivete un nome che non è quello giusto, non viene fuori, ad esempio. Sto pensando a qualcuno, Selena Gomez, vediamo se c'è. Ok, c'è, non sono neanche sicura che sia lei però. Quindi per questo dovete cercare. Ad esempio, l'altro giorno io stavo cercando la Kylie Jenner e non era Kylie Jenner il nome, quindi veniva fuori un'altra persona che non era lei. Quindi dovete scrivere esattamente il nome. Per trovare me, basta che scriviate Clio Make Up. E sono io, vedete? Riuscite a vedere che sono io perché nel fantasmino mi vedete e è il fantasmino che abbiamo appena registrato. Quindi la prima cosa è trovare degli amici. Andiamo indietro. Appunto, my friends sono quelli che ho aggiunto io. Sopra trovate chi è che vi ha aggiunto, quindi se qualcuno dei vostri amici, delle persone vi hanno aggiunto. E si apre e qua trovate le persone che vi hanno aggiunto. Non sapete quante sono. Snapchat non ce lo dice, quindi non è che dite ok, ho 10.000 persone che mi seguono. Non lo potete sapere. Bene o male lo potete sapere da quanta gente guarda i vostri video, i vostri snap. Allora, sempre all'interno di questa cosa qui, vabbè, c'è il mio punteggio. Il punteggio non serve a niente, in realtà è soltanto una roba tipo di ego. Dici, ok, sono salite di punteggio. Più mandate, più ricevete snap o li pubblicate e più si alza il punteggio. E più si alza il punteggio e fate delle cose particolari, tipo mandare uno snap con un filtro bianco e nero, con questo, con quell'altro, più trofei, premi prendete. Qui, hai raggiunto i 1.000, hai mandato uno snap con un filtro. Poi tutti gli altri non li ho fatti perché io in realtà non è che faccio chissà che robe particolari. Lo uso in modo molto semplice. Qua sopra praticamente c'è il setting dove mettete il nome col quale volete essere trovati. Molto importante è questo who can, che in italiano sarà chi può probabilmente. Chi è che può contattarmi? Chi può mandarmi quindi dei video o delle cose? Tutti o soltanto i miei amici? Quindi solo le persone che avete aggiunto o tutti quanti?
E poi, ancora più importante, chi è che può vedere la mia storia? Tutti, i miei amici o le persone che scelgo io? Io inizialmente l'avevo messo soltanto in My Friend e non avevo nessun amico e quindi nessuno vedeva i miei snap. Per una settimana ho fatto degli snap a vuoto dove appunto nessuno li poteva vedere. Qua sotto, ad esempio, potete fare clear conversation, quindi se qualcuno vi ha mandato messaggi, tanti messaggi, volete cancellare perché volete ripulirlo, potete cancellare le cose. Allora, questo è bene o male quello che c'è qui. Questo non serve a niente. Dice appunto che se vuoi aggiungere qualcuno su Snapchat, trovi il suo fantasmino, ci clicchi sopra e lui te lo trova. Poi qua sotto c'è questa freccetta. Tac, andiamo qui. E questo è quello che serve, quindi quello che si vede per fare gli snap. Fotocamera dietro e fotocamera frontale. Quindi potete scegliere se farlo davanti o dietro. E potete scegliere se schiacciate una volta velocemente, fa una foto. Fa soltanto quindi, vedete? Sia che la facciate da una parte che dall'altra. E qui potete scegliere, ad esempio, quanto farla durare, quindi quanto possono vederla sta foto. Non fate 1 o 2 secondi perché in 2 secondi non si vede niente. Di solito 3 o 4 è il giusto. Potete con questo qui scaricarla, quindi potete salvarla sul vostro telefono. Questo non mi ricordo. Ah, aggiungerla direttamente alla storia, quindi al vostro diario quotidiano. E qua sopra potete scriverci il testo. Che se tenete schiacciato qua diventa più grande, vedete? E potete anche muovere, girare. Potete colorare. Trin, 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 trin. Poi qui potete invece, se schiacciate questo, oltre al fatto del colorare, potete scrivere voi. E qui potete aggiungere delle faccine o altre cosine, insomma. E anche qui potete ingrandirle, fare cosine. Una volta fatto, o appunto andate qui e fate aggiungere la mia storia, oppure andate qui e fate My Story e lo aggiungete cliccando qua sotto. Non lo aggiungo semplicemente perché è una schifezza, non si capisce bene. Almeno, facciamolo meglio, dai. Allora, ecco qua, lo facciamo durare 4 secondi e scriviamo, mettiamo una faccina qui. E poi scriviamo video su come usare Snapchat. Lo facciamo diventare grande. Lo rimpiccioliamo un po'. E gli cambiamo un po' il colore, giallo, va bene. Giallo Snapchat. Appunto, abbiamo detto che andiamo qua alla mia storia. Aggiungi. E quindi adesso le persone vedranno questa cosa qui che ho appena girato. Dopo vi faccio vedere questa parte qua. Se tenete schiacciato di più, la viene il video. Potete farlo senza audio o potete lasciarlo con l'audio. E anche qui stessa cosa, potete scrivere, mettere le faccine o scaricarvelo. E poi praticamente potete metterci dei filtri. Lo potete fare anche sulle foto questo, però ve lo faccio vedere dopo. Andiamo qui, aggiungo la mia storia. Non lo aggiungo perché non è niente di che. Filtri. Allora, diciamo che abbiamo fatto una foto o un video. Facendo semplicemente tac, girando a destra o a sinistra, cioè muovendo il ditino, appaiono dei filtri. La temperatura potete mettere, quindi potete dire ok, voglio che la gente sappia quanti gradi ci sono adesso qui. Magari avete fatto una foto del mare o del paesaggio. Volete che la gente sappia che ore sono? Volete che la gente sappia dove siete? Qui, allora, a seconda della zona dove siete, vengono fuori diversi filtrini. In alcune zone purtroppo non esistono, tipo a Belluno non ce n'era neanche uno. Ad esempio qui, Bed-Stuy, Brooklyn, Bushwick, il gattino, Bed-Stuy. Questi purtroppo non si possono, ah sì, si possono spostare? No, non si possono spostare. Questi non si possono spostare, quindi lì dove sono li dovete tenere. E appunto cambiano a seconda della zona. Ad esempio, se io vado a Manhattan ci sono altri filtri con altre cose. Se ne volete aggiungere due, volete mettere sia l'orario, quindi siete sull'orario, tenete schiacciato col ditino e contemporaneamente muovete e vi viene fuori sia l'orario che la zona. Quindi dite, io voglio che sappiano sia l'orario che la zona. Poi stessa cosa ora qui e lo aggiungete alla vostra storia. Per quanto riguarda i video, se ad esempio girate il video, oltre ad esserci gli stessi filtri, c'è anche. Potete far andare il video più veloce o più lento. Qui è più lento, ovviamente non lo notate perché è un video
Fermo, anzi facciamo così. Ok, ho fatto un video così, adesso vedrete che questo è normale. Qui va più lento, vedete? Qui va più veloce. E qua va ancora più veloce. Fa venire da vomitare. E qui va al contrario. Quindi con i video, oltre a queste cose qui che c'erano anche per le foto, ci sono anche questi altri cosini in più. Un'altra funzione super mega interessante che piace a tantissime persone perché è divertente. Allora, cliccate sulla vostra faccia e vengono fuori sotto. Questa è una cosa sponsorizzata, quindi niente di che. Questo è quello che vedete sempre in giro. Vedete, ci sono tanti filtrini che si adeguano alla vostra faccia. C'è la Monna Lisa! Yay! Uè uè! Insomma, yay yay! Ci sono. E potete anche qui o fare la foto come prima, oppure fare il video. Andate qua, My Story, e si pubblica! Quindi questa è una cosa divertente e ogni giorno cambiano, cioè la maggior parte sono fissi, però alcuni cambiano. Uno che vedete anche spesso è FaceSwap, deve esserci un'altra persona di qua perché altrimenti non viene, però potete scambiarvi la faccia. Adesso la parte divertente, cioè la parte divertente, avete fatto i vostri video e tutto. Adesso una persona che viene a vederli, ad esempio, andiamo se vi verrebbe fuori qua, ovviamente a me viene fuori qua perché sono io. Però se voi mi avete ad esempio aggiunto o avete aggiunto altra gente, vi verranno qua fuori i loro video che durano solo 24 ore, quindi voi non è che li potete riguardare. Li cliccate e li guardate. Facendo così andate avanti più veloce, se qualcosa non vi interessa. E guardate il video di altre persone. Ciao Roby! Facendo così togliete tutto. Quindi voi in questo modo potete vedervi tutti gli snap delle altre persone. Qui ci sono io, ad esempio. Qua faccio vedere quando faccio il tè, i gattoni. Quindi sono racconto delle storie. Per sentire il volume basta che schiacciate sul volume. E niente. Quando voi avete fatto la vostra storia, quindi non la mia, perché sulla mia non lo potete vedere, ma sulla vostra lo potete vedere, se volete vedere quanta gente l'ha guardata, quindi non sapete quanta gente vi ha aggiunto, però volete sapere quanta gente ha guardato i vostri video, le vostre cose. Cliccate qua, tenete schiacciato e vi viene fuori per ogni video quanto è stato visto, 14.000, 14.000, 13.000, insomma questo qua ovviamente l'ho appena messo 79 volte. Vi viene anche detto, ad esempio questo video qua ha avuto due persone, hanno fatto lo screenshot, quindi potete sapere, ops, qui, qua sotto, potete sapere appunto quanta gente ha visto le vostre storie, che appunto, come vedete, no, sono una dopo l'altra, adesso andiamo a vedere quelle di oggi, vedete? Fotografia che dura 4 secondi e subito dopo il video che abbiamo fatto prima. Poi dopo se volete rivederlo ricliccate. La storia invece dei messaggi privati. Allora, voi volete mandare qualcosa a un vostro amico o a una persona che vi piace, quindi fate il video e decidete di mandarlo. Illogico, Claudio, quindi. Quindi lo mandate non la vostra storia, ma a una persona. E quindi fa deliver just now. Qui vi fa vedere questa parte qui, che è praticamente la parte qua sotto. Se voi qua sotto cliccate, vi viene fuori chi vi ha mandato un messaggio e chi voi l'avete mandato. Se mandate un messaggio, ad esempio, a una persona che voi seguite, ma che non segue voi. Ad esempio, mandiamolo, dove cavolo è? Alla Chiara Ferragni. Gli mandiamo un messaggio, siccome Chiara Ferragni non mi segue, viene fuori pending, quindi vi viene fuori che non le è arrivato il messaggio, perché ha bloccato la possibilità di ricevere messaggi, non gliene frega niente di ricevere messaggi dalla gente e quindi non glielo potete mandare. Invece se la persona non la seguite, cioè non vi segue, però ha lasciato i messaggi aperti, vi ricordate che era una delle possibilità qua sopra da scegliere, qua? Poteva mandare a scegliere se fare sì che tutti ti potessero mandare un messaggio o soltanto le persone che conosci. Se la persona che conosci, cioè non conosci, però ha quella possibilità aperta, voi potete comunque mandargli un messaggio. Ad esempio, a me arrivano i messaggi anche da gente che non conosco. Ad esempio, se una persona vi ha appena mandato un video o qualcosa, voi potete rispondergli scrivendo.
potete mandargli una foto dalla vostra galleria, potete chiamarla, mandarle un video, cioè chiamarla con un video, oppure mandarle qui in fondo una di queste nuove faccine che l'hanno fatta nell'ultima versione, cioè queste, tutte queste cose qui. E quindi, ad esempio, questa ragazza qui mi ha mandato un video, le mando un cuoricino. Via. Non vi consiglio di chiamare o di fare video messaggio a nessuno perché è una cosa che dà abbastanza fastidio alla gente, a meno che non siano vostri amici stretti. Però è bello mandare dei, cioè tipo non a tutti, però ogni tanto rispondo e mando un bacino o qualcosa alle persone che mi mandano dei video o dei messaggi. Io ho la funzione aperta, quindi riesco a ricevere i messaggi di tutti quanti, anche delle persone che non ho aggiunto. Questo bene o male mi sembra che sia tutto. Ecco, l'unica roba è che secondo me non è chiarissima di Snapchat è come muoversi. Quindi ecco, l'unica roba che bisogna un attimo capire. Qua appunto abbiamo questa parte qui. Qui abbiamo i messaggi. Di qua invece andiamo a vedere le storie dei nostri, delle persone che seguiamo, dei nostri amici, le nostre storie e appunto quelle sponsorizzate. Quindi tutte quelle sponsorizzate, vedete? Quelle sponsorizzate non sono malissime in realtà perché di solito, vedete? Sono tutte animazioni, non sono pallose, sono sempre carine. That's it! Ragazze, questa quindi era una guida base su come utilizzare Snapchat per le ciompettes come me che una volta aperto non ci hanno capito niente. Io sono sicura che tutte voi lo amerete se seguite le persone giuste, perché se seguite le persone giuste è divertente, se seguite le persone sbagliate è una palla, perché comunque appunto guardare soltanto video di gente che non fa vedere l'essenza del nulla. Secondo me deve essere proprio più concepito come un diario, quindi un momento per distrarsi, vedere cosa sta facendo la persona, vi manda un saluto, c'è un po' di interaction, un po' di complicità anche con la persona, anche se non vi segue. Quindi a me piace quando ad esempio ricevo i vostri messaggi, magari non rispondo a tutti, però se in 5 mi fate la stessa domanda, poi dopo in uno snap dico ragazzi mi avete appena chiesto qual è la temperatura, ci sono 3 gradi, non ho risposto singolarmente alla persona, ma l'ho detto nello Snapchat. E l'unica roba che non ho detto è che appunto i video, vabbè l'ho detto all'inizio del video, non possono durare più di un tot di secondi, durano mi sembra 15 secondi, ma non vorrei sbagliarmi, magari sono 10, non li ho mai contati in realtà. Esistono dei trucchetti per farli durare di più in realtà, perché poi dopo ovviamente su Snapchat, come in tutti gli altri social, esistono dei tips and tricks per fare delle cose diversamente, ma non volevo far diventare questo video lungo 5 ore e mezza, quindi già adesso per chi non ha Snapchat questo secondo me basta per capire come iniziare ad utilizzarlo e capire se vi piace, perché poi dopo ad esempio a me all'inizio non piaceva e adesso lo adoro, quindi può essere che voi lo adoriate, ma può essere anche che lo scaricate, capite come funziona e poi dopo lo disattivate. Ciao bellezze! Thank you.